Buonasera a tutti e benvenuti all'interno della nostra rubrica a cura di OP Solution Cercare Lavoro. Questa settimana ci chiedono: buongiorno, molto spesso mi capita vedere degli annunci di lavoro per i quali non sento di essere completamente in linea. Posso rispondere lo stesso? Dunque, quando viene pubblicato un annuncio, ovviamente il selezionatore o l'azienda che cerca la risorsa da inserire richiederà una serie di competenze, ma anche di linee generali, per cui cerchiamo una persona con dai 7 ai 10 anni di esperienza, sotto i 40 anni, che conosca l'inglese, che abbia esperienza all'interno di un contesto metalmeccanico, che abbia già gestito delle risorse, eccetera, eccetera. Le competenze e gli aspetti da avere per rispondere a un annuncio sono sempre più di uno, anzi svariati, oserei dire. È difficile avere completamente tutte le competenze o tutte le skill richieste dall'annuncio. Tuttavia è importante, quando si risponde, cercare di fare un po' il gioco delle percentuali, per cui cerchiamo di rispondere ad annunci per cui siamo in linea diciamo al 70-80%. Questo perché? Non per evitare di avere delle opportunità in più di lavoro, ma proprio anche per cercare di fare fin da subito, fin dalla risposta all'annuncio, bella figura con il selezionatore, perché le persone che rispondono magari anche in maniera reiterata ad annunci per i quali non sono in linea non vengono poi ben visti da chi si occupa della selezione. Si passa per persone superficiali, per persone che non leggono bene, quindi non riescono neanche magari a comprendere quelle che sono le esigenze dell'azienda. Il fatto di poi invece candidarsi ad annunci per i quali magari non si è perfettamente in linea, oppure annunci che paiono non essere perfettamente ritagliati su noi stessi, si può comunque fare, ma attenzione, non esageriamo. Io vi ringrazio, anche per questa sera è tutto, vi invitiamo ancora a scriverci le vostre domande alla nostra mail info@opsolution.it. Buonasera e buon lavoro.